Un clima! Buongiorno, io sono Serena Uberti, sono davanti alla Piazza Montecitorio insieme a Marco Cappato, a Politici per Caso, e rappresento le 6.000 sardine. Perché le 6.000 sardine sono qua? Perché siamo nate per la partecipazione. La partecipazione e la responsabilità personale nel cambiamento è il motivo che ci ha fatto scendere nelle prime piazze, il motivo che tiene ancora vive le sardine a livello nazionale su tanti territori. Le assemblee dei cittadini estratti a sorte sono un modo molto concreto di trasmettere la partecipazione, di istituzionalizzarla con delle regole precise e di portarla avanti in un modo più efficace, perché oggi si è un po' persa. È difficile in pandemia, ma non solo in pandemia, esercitare il proprio diritto a votare, a raccogliere firme, è protetta la possibilità di manifestare, ma non basta, non può bastare. Ci vuole un rapporto, un ponte che avvicini di nuovo la politica, le istituzioni e la cittadinanza. C'è una disaffezione, c'è una sfiducia. Secondo noi, attraverso le assemblee dei cittadini estratti a sorte, su base campionaria, in modo che ci sia una rappresentanza effettiva della popolazione italiana, che viene poi preparata attraverso un confronto con esperti rispetto ai temi sui quali la politica ormai è impantanata, è un modo per ravvivare la partecipazione democratica e anche rafforzare le istituzioni. Le assemblee dei cittadini estratti a sorte non vogliono sostituire nessuno, vogliono affiancare il Parlamento. Sono delle realtà che esistono già in tanti paesi, fuori dall'Italia, ma anche in paesi italiani, in paesini che lo scelgono come strumento di partecipazione e di confronto, un ponte fra il cittadino e gli eletti, che serva a responsabilizzarsi reciprocamente. Non potevamo come sardine tirarci indietro rispetto a uno strumento che è nuovo, che risponde alle esigenze attuali, che rispetta la Costituzione e che rispetta il principio della responsabilità personale, perché la democrazia rappresentativa non è una delega in bianco. Sappiamo che i diritti non sono mai conquistati una volta per tutti e che bisogna vegliare sulle istituzioni, sulla democrazia e sul suo funzionamento. Oggi è stato importante per noi esserci per affermare questo.